Allora, ciao a tutti, oggi ci andiamo a preparare un pacchero ripieno con cozze, vongole e gamberi. Allora, io già ho fatto aprire le cozze, le vongole, con l'acqua che ne è uscita fuori dalle cozze e le vongole ci ho cotto i paccheri insieme alle due teste dei gamberi. Adesso ci andiamo a condire qui le cozze con i gamberi e le vongole. Prendiamo un pochino, prendiamo un po' di cozze, così, ok, perfetto, un po' di vongole, benissimo. Dopodiché, una volta che abbiamo riempito i paccheri, li andiamo a infornare, preparateli in forno, a 180 gradi, all'incirca 8 minuti. Poi ci andiamo a pulire il gambero, così. Benissimo, ci vediamo anche questo. Voilà. Ok, prendo un coltello, scusate. Eccomi, allora ci facciamo a pezzetti anche il gambero, mettiamo dentro anche quell'altro, voilà. Poi andiamo a condire olio, un pochino di sale, poco, un pochino di pepe e un goccetto di lime, ma proprio un goccetto. Andiamo a mischiare e ora andiamo a vedere come sistemarci il pacchero in forno. A tra poco. Perfetto, allora il nostro condimento è pronto, l'abbiamo condito. Nel frattempo, io che ho fatto prima, mentre preparo tutto questo, mi sono preparato una besciamella. Dopo sono andato a inserire del nero di seppia in modo che questa poi risulti una besciamella nera che andrà a completare il nostro piatto. Vedete? Ce ne aggiungiamo un altro po' perché è grigiastra, deve diventare proprio nera. Adesso ci andiamo a riempire i paccheri. Ecco i nostri paccheri che hanno cotto metà tempo e ci andiamo a riempire con il nostro ripieno. Il gambero l'abbiamo messo crudo perché è quello che cuoce più veloce di tutti. Perfetto, e dopo ce l'andiamo a posare sopra una leccarda, ok? Sopra la leccarda su un foglio carta da forno. Come andiamo a fermare il pacchero? Che in cottura si affloscia, cadrebbe. Allora facciamo questi quadratini di carta da forno che poi andiamo a chiudere e andiamo a semplicemente spillare in modo che il pacchero rimane chiuso e non cade. Lo facciamo per tutti i paccheri, sono 8 minuti, li tiriamo fuori. La nostra besciamella al nero di seppia è pronta e poi mentre i paccheri cuociono in forno con la seconda cottura ci andiamo a preparare un'altra sfiziosità per completare il piatto. Per completare il piatto che facciamo? Io ho preso un pesce, in questo caso un orato, potete prendere una gallinella, qualsiasi cosa. Sfilettatelo, poi dividete il filetto in modo che stia sopra a due paccheri, prendete la misura, ok? E ce lo andiamo a cuocere come? Solo con del sale, in padella. Ci andiamo a cuocere il filetto di pesce e il gambero solo col sale. Io in questo caso ho preso del sale nero di Cipro, che gli darà una certa
sapore, non tanto, un pochino. Lo scendiamo. Ok. Facciamo scaldare un attimo. Andare a mettere i nostri filetti. Padella. Il nostro, ecco qua, i nostri paccheri sono pronti. Allora, come andiamo a infiattare? Mettiamo due paccheri al centro del nostro piatto, poi con un cucchiaio ci andiamo a spalmare sopra la besciamella al nero di seppia, così, perfetto, appoggiamo qui, ci andiamo a posare un filetto di pesce tagliato a misura e completiamo poi con il nostro gamberone. E voilà, che ve ne sembra? Questo è un bellissimo finger da presentare agli amici, gustosissimo, lungo, laborioso, ma eccezionale. Ce lo andiamo a assaggiare, eh? Eccoci qua, allora andiamoci a assaggiare questo piatto. Questo è un finger, quindi tagliamo a metà, quindi un pezzo di filetto, pacchero, tagliamo, è uscito tutto, ma ne prendiamo. Che volo di cappa? Eccezionale. Vi dico, essendo un finger, me lo mangio proprio così. È buonissimo. La besciamella a nero sempre ci sta. Davvero. Provatelo. È un po' lungo da fare, ma veramente eccezionale. Ciao!